È una cosa impossibile da tollerare, una cosa che secondo me, ragazzi, non so più come fare. Andarmene, buttare anche il mio Bitcoin Gold, c'è una cosa che non riesco più a sopportare. Ancora non siamo a 20.000 iscritti. Ma vi sembra normale questa cosa? Vi sembra normale? Manca pochissimo! Quell'uno, l'unità davanti. Apro un Pandoro avanzato da Natale. Iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto, finirla con questa decina davanti. Passiamo al numero 2. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Scusate il preambolo, ogni tanto ci sta anche sdrammatizzare e... cambiato qualcosa sui mercati delle criptovalute. È cambiata qualcosina nel mese di gennaio. Stiamo assistendo a dei movimenti strani. Bitcoin è meno forte di quello che ci aspettavamo, ma soprattutto sono più forti le altcoin, alcune, non tutte. Quindi non è neanche un alt season in realtà. La dominance regge, ma sta soffrendo di Bitcoin. Qualcosa sta cambiando. Abbiamo infatti assistito ad una fase di diminuzione della forza di Bitcoin a favore di alcune altcoin. Ragazzi, non era stato così evidente gli anni scorsi. È la prima volta che avviene una cosa del genere, che non sembra essere casuale. Questa è la vera differenza. Ancora un po' poco il tempo, è passato circa un mesetto dall'inizio di gennaio che vediamo questo atteggiamento, però sicuramente non è neanche una cosa che può essere definita casuale. Quindi l'analizziamo oggi e cerchiamo di rispondere a queste domande, perché c'è secondo me una grande opportunità e quindi è giusto andarla a scovare subito. È vero che sta avvenendo una leggera rotazione da Bitcoin come criptovaluta, da alcune altcoin importanti che stanno beneficiando in questo momento di questo spostamento di liquidità. È vero, sì o no? E se è vero, perché sta avvenendo questo discorso? Che cosa è cambiato nel mercato delle criptovalute? E come dobbiamo anche noi ragionare, seguendo come sempre anche le logiche del mercato? Quanto durerà questa cosa e soprattutto how much, quanti soldi, quanti profitti, come possiamo gestire questa novità che si sta presentando sul mercato delle cripto? Subito al dunque, ragazzi, lasciatemi come sempre i pollici, di iscrivervi al canale, ve l'ho già chiesto, quindi ovviamente parliamo solo di pollicioni in questo caso, che ragazzi sono straordinariamente sopra i 1000 in questo periodo, quindi è un grandissimo regalo. Allora vi faccio subito vedere quelle che sono le altcoin contro Bitcoin nell'ultimo mese, quello che è successo. Questa tabella l'avevamo già analizzata un po' di tempo fa, quando vi ho fatto vedere le top altcoin che avevano vinto contro Bitcoin nel 2020. Nell'ultimo mese è cambiato radicalmente questa classifica, perché guardate un po', Bitcoin è qua sotto, quindi adesso è nella 29esima posizione. Le altcoin che performano meglio nell'ultimo mese contro Bitcoin sono state 28. Questa screening è stato creato utilizzando quelle a medio larga capitalizzazione, da 500 milioni a salire, quindi troviamo anche quelle coin che sono largamente capitalizzate. È innegabile quindi che c'è questa forma di spostamento e di attenzione da Bitcoin alle altcoin capitalizzate, ai progetti grossi. Non si parla di alt season perché chiaramente non è un alt season, però questa cosa esiste, ragazzi. Adesso andiamo a vedere anche DOT, per esempio, una performance nell'ultimo mese contro Bitcoin di 161%. Queste sono cifre enormi, ragazzi, non sono piccole cifre per le quali noi diciamo vabbè, è una casualità. E poi soprattutto, a parte DOT, ce ne sono altre, non è l'unica. Per esempio abbiamo Hedera, più 100%. Anche questa me l'ha fatta scoprire, tra l'altro, qualche tempo fa un mio follower, che ringrazio, ciao Steven, e l'ho anche presa, insomma, tra l'altro guadagnando oltre il 50-60% in qualche giorno. Ma soprattutto, ragazzi, ce ne sono tantissime altre. Abbiamo Maker, abbiamo Uniswap, abbiamo Solana, abbiamo ADA, che ho già inserito nel mio portafoglio, di cui vi ho già parlato. Insomma, ragazzi, tutti questi progetti stanno performando alla grande con numeri importanti contro Bitcoin, che
fa sempre da re, ma sta soffrendo in maniera inequivocabile, ragazzi. Allora, questa cosa è evidente, ma perché è avvenuta? C'è stato un cambio, secondo me, nei mercati delle cripto innegabile. Da novembre in poi è stato inequivocabile l'ingresso degli istituzionali sui mercati delle criptovalute. Questo cambia le regole del gioco, perché gli istituzionali hanno delle regole un po' diverse da quelle che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi anni sui mercati delle criptovalute. Ed un concetto nel mercato degli istituzionali è assolutamente sempre applicato, cioè quello della rotazione settoriale dei capitali. Che cos'è la rotazione settoriale dei capitali? È il modo in cui alcuni fondi, alcuni istituzionali vanno a gestire i propri capitali, ruotandoli da un settore ad un altro settore, quando per esempio un settore specifico ha raggiunto, secondo quelle che sono le loro idee, il massimo possibile per quel determinato periodo. Immaginate di avere una capitale da lavoro e andate a dire: ok, io il capitale da lavoro lo metto su un determinato campo, quindi faccio arare il campo, faccio seminare tutto quanto. A un certo punto tutto quello che potevo fare lì è finito, è sposto su un altro settore che potrebbe avere un tasso di crescita maggiore nei mesi successivi. Questa è la rotazione dei capitali spiegata in maniera estremamente semplice. Gli istituzionali amano la rotazione settoriale, la applicano di continuo, soprattutto i grandi investitori, perché è il modo giusto di rendere efficiente il proprio capitale. Siccome il capitale finanziario, beh, il capitale da lavoro, deve essere reso efficiente, per fare in questo, ragazzi, va spostato quando un settore ha raggiunto un topping, chiamiamolo così, va spostato in un settore che invece potrebbe performare ancora. Ovviamente c'è sempre una diversificazione, non avviene mai in assoluto questo tipo di movimento, ma la diversificazione consente poi agli investitori istituzionali di sovraperformare il settore principale, perché riescono ovviamente a stare con due piedi in una scarpa e marciano anche su settori che sono altamente proficui, magari nei mesi a venire. Questa rotazione è quella che stiamo vivendo probabilmente in questo momento sul settore cripto per la prima volta in maniera così marcata, così evidenziata. Questo è il bello di questo momento. Se questa rotazione settoriale sarà effettivamente confermata anche nei prossimi mesi, significherà che i mercati delle criptovalute hanno raggiunto un certo tenore di maturità, un certo tasso di maturità. Fantastico, perché significa anche che si andranno a stabilizzare probabilmente nei prossimi mesi. Qualcuno di voi sicuramente starà già dicendo: vabbè, ma se si stabilizzano c'è meno cash, meno grana per noi. Sì, questo è vero, ok, inevitabilmente, ma anche meno battiti di cuore, ragazzi, perché abbiamo visto che è successo questo mese con Bitcoin. Veramente diventa un po' ingestibile con le criptovalute a questi prezzi assistere a movimenti così repentini e così veloci. Quindi ben venga un minimo di stabilizzazione. E un altro fattore che si va ad aggiungere a quelle che sono le nostre analisi che stiamo facendo su questo mercato e su come questo mercato volge verso una maggiore responsabilità, io direi così, che secondo me è la reale definizione. A questo punto possiamo anche chiederci: ma se questa rotazione settoriale sta avvenendo, dovremmo assistere ad un incremento di alcune altcoin che fanno parte di specifici settori? Facciamo una prova, andiamo a vedere. Allora, ragazzi, partendo dall'alto si può iniziare a vedere una cosa inequivocabile, e cioè la presenza della zona sector di questa dicitura: smart contract, smart contract, smart contract, smart contract. Ancora devo andare avanti. Dove sono finiti i capitali che sono stati spostati? È abbastanza evidente. Tutte quelle che sono le maggiori criptovalute che si occupano degli smart contract, che vivono nel settore smart contract, hanno ricevuto una bella pump da parte dei capitali che sono switchati da Bitcoin a queste altcoin. La cosa si vede anche in maniera abbastanza evidente dal fatto che sono tutti trend positivi contro Bitcoin. È anche vero che venivano da trend magari negli scorsi mesi che erano stati deleteri, però
ragazzi, tutte le piattaforme importanti di smart contract hanno ricevuto maggiori capitali che sono defluiti quasi sicuramente da Bitcoin. Ci sono anche dei settori che sono unici, come ad esempio quello di Link, di data management, che in effetti Link sappiamo non essere, non avere molti concorrenti in questo settore, e quindi non vediamo magari in questa fase un boom anche di altre competitors, perché semplicemente non ce ne sono. In tantissimi si sono riversati, quindi nel settore smart contract, che in questo momento sembra poter divenire il settore trainante del 2021. Se questi spostamenti di capitale sono avvenuti ora, non è detto che questa fase rialzista sia terminata, anzi teoricamente dovrebbe essere semplicemente all'inizio, perché se quello che ci siamo detti è vero, cioè se è avvenuta effettivamente una rotazione di capitali da Bitcoin a queste criptovalute, allora significa che probabilmente istituzionali possono pensare che i prossimi mesi saranno migliori per queste cripto contro Bitcoin. Non mi sarei minimamente mai sognato di affermare una cosa del genere sul canale soltanto pochi mesi fa, ma i dati sembrano essere inequivocabili. È vero che è passato troppo poco tempo ancora, però è anche vero che su questi mercati, se stiamo sempre lì ad attendere la conferma, poi non ci muoviamo mai. Sono mercati velocissimi e insomma in 30 giorni DOT ha stampato un 161%, ragazzi, è una cifra incredibile, quindi bisogna darsi una mossa e anche un po' rischiare e buttarci lì con la testa. Allora, io penso che questa rotazione settoriale abbia dato delle indicazioni che sono, perché no, tradabili. È chiaro che non vado a mettere il 100% dei miei Bitcoin in queste altcoin, ragazzi, anzi assolutamente no, però un minimo di attenzione è giusto darlo. Ho già creato nei mesi scorsi un portafoglio che era tutto incentrato sulla DeFi, alla quale ho aggiunto alcune altcoin che sono state ADA e Ethereum. Le avete già viste perché ne ho parlato nel canale. Se vogliamo dedicare un video al mio portafoglio cripto che sto andando a definire, ragazzi, scrivetemelo come sempre nei commenti. Ormai abbiamo creato questo scambio informativo nei commenti dei video di YouTube. Se vi interessa anche andare insieme a ragionare su questo portafoglio che potrebbe andare ad essere creato, scrivetemelo nei commenti. Nel frattempo io ho già preso le mie iniziative relativamente a questo avvenimento e sto creando un portafoglio con un trading system che sarà inserito in Academy il prima possibile, ragazzi, e lo farò appunto per creare anche un trading system che vada a gestirmi non le operazioni di continuo, quindi non mi interessa fare trading da uno o due giorni su queste cose, ma un trading system che mi dia semplicemente un segnale quando è il momento di ritornare in Bitcoin. Non mi interessa nient'altro in questo momento. Gestirò l'eventuale uscita, perché le altcoin a me spaventano sempre, ragazzi, per la loro volatilità, quindi se qualcosa di questo ragionamento non funziona poi prendiamo bastonate, quindi mi metto a proteggere questa cosa con un bel trading system che mi vada a indicare quando è il momento di inversione di queste cripto contro Bitcoin. Vediamo che succede, vediamo se riusciamo a replicare la famosissima operazione che avevo fatto lo scorso anno con il CRO, che ho fatto i botti e sono uscito prima del crollo. Vediamo se riusciamo a replicarla anche nel 2021, ragazzi. Va bene, fatemi sapere invece voi di queste cripto quali avete in portafoglio, quali vi interessano di più, quali secondo voi sono i migliori progetti, e se questa cosa a rotazione settoriale vi piace. Ragazzi, è una figata, se è avvenuta questa cosa è veramente una figata. Va bene, buona domenica a tutti, ciao.